Amici del mare e amanti della buona tradizione marinaresca, eccoci qui per un'altra puntata di Cuochi di Bordo. Gli ingredienti li abbiamo preparati tutti, ci sono i pesci, ci sono i cuochi, ci sono i marinai. In questo momento lo chef è a largo con la Mongolara. Abbiamo naturalmente i nostri esperti che ci consentono di approfondire le tematiche legate al mare. Gli elementi quindi ci sono tutti per gustarsi questa succulenta puntata di Cuochi di Bordo. Oggi parliamo di razza e totano. Razza, un pesce che si poteva pescare solo in altura e fino a tempi recenti questo tipo di pesca risultava particolarmente pericoloso e arduo, svolto da pescatori solitari che catturavano questi pesci con i parangali in una pesca chiamata proprio pesca a pelago, cioè svolta in altura. Era un pesce ricercato, veniva commerciato a pezzi e rientrava anch'esso dentro la zuppa di pesce nel nostro brodetto adriatico. Lasciando la razza e trasferendoci di nuovo nel mondo dei cefalopodi, incontriamo anche il totano, detto volgarmente truffel, certamente con delle carni un pochino più dure rispetto al calamaro, meglio apprezzato soprattutto dai testi di gastronomia che non mancano mai di citarlo. Il totano viene utilizzato in cucina con una cottura in ripieno di varie cose. Non mancano alcune ricette di ricordare all'interno formaggio, uova e perché no, tarantello, la parte meno di qualità del tonno che, giustamente tritata, serviva per riempire il sacco dei totani. Ma riguardo ai cefalopodi vale la pena anche di ricordare come non fosse assolutamente richiesto nei mercati italiani, ma al contrario molto domandato in Grecia. In Grecia perché? Perché proprio la religione ortodossa, per una buona osservanza della regola quaresimale del mangiar di magro, vietava il consumo di pesci sanguinolenti e dunque cosa meglio dei cefalopodi che non lasciano neanche una stilla di sangue. E questo comportò da parte delle marinerie del Medio Adriatico una specializzazione non soltanto nella pesca delle seppie e nel loro trasferimento export del prodotto fresco, ma anche nella sistemazione in essiccamento di questi prodotti del mare e poi debitamente imballato in colli trasferite appunto di nuovo sui mercati del Levante. Aspetta, stai lì che vengo io da te, eh? Un attimo che mi industrio. Ecco qua. Allora, sì, vabbè, un minimo di atletica mi è rimasta nelle ossa. Allora, bene, ti vedo bello provato. Ma insomma, diciamo che è stata una bellissima esperienza. Nonostante un po' di mare, un po' di maretta, dai, ci può stare. Vabbè, ma fa parte sì. del contesto. Sì, non sono un navigatore esperto, quindi sai, la barca. Senti, lo chiedo sempre, è la prima volta o sei già montato su uno di questi? No, su un peschereggio a Mongolara è la prima volta. Com'è? Beh, bellissima, bella esperienza. È vero? Sì, come no, mancherebbe. Se la sudano, eh.
Beh, sì, sì. Non è un lavoro facile. Non è la cosa. Non è un lavoro facile, però vabbè, una bella esperienza comunque, interessante. Le vongole c'erano, mi sa, belle. Beh, mi ha preso tante, miseria. Certo, quindi tante vongole, anche belle, grandi, qualche soglioletta, diciamo che... C'è. Sì. Il nostro pesce poi per voi è una bella risorsa, insomma, grazie a loro e anche alla piccola pesca avete belle cose da poter proporre. Sì, infatti ci servono, ci aiutano, anche perché sennò alla fine che pesce vendiamo? Certo. Siamo qui sull'Adriatico, abbiamo il nostro pesce, ben venga, che ci sia insomma anche questa realtà, insomma, non può sparire. Certo, certo. Senti, noi adesso dobbiamo fare una capatina al mercatino del pesce, dobbiamo prendere i pesci insieme al marinaio che sarà con te in cucina e poi vedremo cosa viene fuori, insomma. Quindi adesso rifacciamo qualche piatto lo prepariamo. Sì, va bene. I tuoi poi riescono particolarmente bene, quindi adesso noi riscavalchiamo i due pescherecci. Va bene, vado va io. Va bene? No, sì, vadi. Lei vadi, che io la seguo. Abbiamo la ragia oggi. Venite, venite donne, venite! Nocche fresche, granche, sardoni, totoni. Oh. Scusi, ma lei da Sara J, cosa ci fa qua? No, ma mi ha detto se gli davo una mano, allora lì no, voi non arrivavate, gli ho dato una ti mano. Da ha venduto qualcosa almeno? Sì, bravissimo. Bravissimo. Dai, vieni. Dai, va bene. Dai, vieni là, vieni qua. Oh, lì no, scusa, ma gli ho dato una mano. Tu ci hai fatto prendere la mano. Cioè, No, vabbè, tanto mi chiede una mano, lei è sempre brava, è stata con noi, allora vabbè. Si può fare. Tu il pesce lo conosci. Scusa. Vi conoscete Gabriele Orazzi? Stefano, il nostro marinaio, che insomma preparerà un po' di tradizione insieme. Oggi, perché sai quel pesce c'è, no? Che c'è? C'è la razza. La razza. Le vongole sempre, perché le vongole ci deve essere sempre. E i vola. Cosa? I vola. Ma sono lunghe fusolati. Sì, i totani, però in dialetto i vola. I vola. I vola. Perché c'hanno, vedi là, i vola. Ecco. Vedi. La razza è un elemento del brodetto anche. La razza, sì. È vero? Certo, come no, certo, sì, molto. Tu, è indispensabile per il brodetto. In materia di brodetto sei un'autorità. Diciamo che ne abbiamo fatti tanti, ne facciamo ancora. Quindi la razza. Lui ha vinto anche la competizione. Sono andato a mangiare molto buono. Lui, il suo brodetto ha vinto. Oggi prepareremo un piatto con la razza, abbastanza classico. Poi Ci faremo, no? Totani. Ma i totani, come ci fanno i totani? Come il calamaro in realtà, rimane Sala soltanto un po' più sono freschissimi poi, no? E le vongole, quelle lo sai, no? Il passepartout. Ormai le vongole. Però io vengo una bella cassetta di granchi, questi sono... Le granche. Sì, granciole. Si trovano ancora le canocchie, le cicale. Sono state poche, però poche. Ci sono. Dai. Gabriele, allora... Sì. A me serve... Ti sei fatto l'idea? Certo. Allora, Sara J, operiamo. Ci dai una due ali di razza. Allora, poi lo stesso, sì. Ci dai una chilata. Questi sono cose... insomma che fanno parte della tradizione gastronomica. Sì, no, sono sempre stati. Sì. Una volta ci mettevano nella rungaia, diciamo, no, era un pesce di scarto, dai. Sì, pesce pregiato, è un pesce più povero che si teneva così come secondo piatto, ma anche perché da cucinare rimane un po' duro, un po' tosto, bisogna saperlo fare bene. Saperlo lavorare. È molto buono, però ha questa insomma caratteristica. Che devi... È un po' di colore diverso, non è bianco come il calamaro, rimane più rossiccio. Sì, diciamo che... La morte sua, diciamo, vuole... Non ho detto. Beh, si può fare in qualsiasi maniera, dalla griglia, ripieno, poi fare spiedino. Ripieno. Sì, anche. Oppure puoi fare anche fritto. Fritto. Sì, insomma, le classici preparazioni, insomma, che... Ci dai anche quelle le prendiamo tutte, quelle prendiamo tutte, tanto le vongole, no? Dopo lì o là o qua, quelle... Totò diceva abundandis abundandum. Te fate il liceo classico. A voi, eh? Te sei? No, perché le sento dal latino, hai capito? Esatto, va bene.
Allora, abbiamo tutto? Tutto. Allora, una busta a testa. Ok, allora, ecco. Una a te, una a te. Quella più pesante, ma tutto io no, grazie. Sei giugione perché... Vi ringrazio. No, okay. In base andiamo loro in cucina, no? Vabbè, andiamo in cucina. Ciao, ciao. Oggi parliamo di molluschi bivalvi e lamelli branchi. I molluschi bivalvi di nostro interesse sono le cozze e le vongole. I gasteropodi in realtà sono molluschi che in realtà hanno delle altre caratteristiche. I molluschi che noi ci interessano vengono quindi pescate, le vongole e le cozze, dai pescatori. Il pescatore nel momento in cui le pesca le mette dentro dei sacchetti di rete e ci appone consuetudinariamente una sua etichetta. Queste finiscono in un CSM, che è un centro di imballaggio molluschi, in cui il prodotto viene sconfezionato, viene selezionato, viene vagliato e viene riconfezionato in una confezione fatta con una retina, viene apposto una etichetta in cui c'è la data del confezionamento, c'è le indicazioni del centro di spedizione che le ha confezionate, c'è il nome scientifico del prodotto, le modalità di pesca. Questa è la confezione che finisce poi nel commercio al dettaglio, che finisce sulla tavola del consumatore finale. Siamo stati. Buonasera. 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 Allora, siamo piombati nella cucina del ristorante Casa Orazi. Qui insieme a noi, Stefano, già lo conoscete, ormai è un habitué di cuochi di bordo. Ma ci sono sempre. Ci no? sono sempre. Come prossimo, sono c'è sei al mercatino, c'è sei in cucina. Vabbè. Mi dovete assorbire tanto. Però l'interprete della cucina casareccia nostrana marinara è quale meglio di lui, che va per mare e poi torna riva e cucina e cucina, esatto. Però insomma siamo ospitati nella cucina del ristorante Casa Orazi, che anche insomma un'altra volta l'ho vista questa cosa, cioè lui va a fare la spesa e poi in cucina c'è Tiziana, che però è coadiuvata da Antonio. Allora, abbiamo tanti ingredienti quest'oggi, abbiamo fatto una bella spesa. Sì, ha fatto una bella spesa, sì. Poi ti ha portato la patatam. Allora, però abbiamo degli ingredienti interessanti. Sì. Abbiamo la razza, che voi col brodetto, la razza... Poi i totani. Le vongole, vedo dei ceci, quindi le verdure. Allora, ceci come? Ceci utilizzati come? Li abbiamo fatti? Abbiamo fatto un passato di ceci con poi abbiamo aggiunto un po' di un sughetto delle vongole, le abbiamo fatto bollire piano piano e adesso ci mettiamo i due ingredienti, vongole sgusciate con questo zucchetto di ceci. Benissimo, semplicissimo. Antonio, la cucina del territorio impone anche il recupero dei legumi, una bella cucina, mare... Mare e monti, no? Come si può dire, più o meno. Questa è una zuppetta di ceci, come ha detto la signora Tiziana, fatta con un fondo di cipolla, cotta a bassa temperatura, a vapore. Poi è stato passato. È stato passato prima, si sono aperte le vongole, con l'acqua delle vongole è stato filtrato e passato nei ceci, è frullato. Vediamo la messa in pratica, in opera di questo piatto che sposa il mare con la terra. E partiamo con i fuochi. Ceci è un grande legume che in cucina voi chef non manca mai. Adoperate in grande fantasia. Un po' dappertutto, più un po' dappertutto. Un po' come il prezzemolo. Ecco. Che vada. Utilizziamo ingredienti di alta qualità. E prodotti nostri locali. Perché, Tiziana, il ceci che è adoperato, che adoperi è? Del Fenile. Sì. E quindi in questo modo non solo valorizziamo il territorio, ma diamo anche una mano all'economia, ai nostri produttori. Ecco. Le vongole non c'è niente da fare. Le vongole.
come vuoi. Giro d'olio che è extravergine. Giro di oliva sempre nostro. Sempre nostro. Cartoceto. Naturalmente qui a Cartoceto noi abbiamo una DOP di grande eccellenza, quindi insomma l'olio buono non deve mancare. A terminare una fagiolina di basilico fritta. Come ornamento ma anche come gusto, perché gli chef dovete sapere che tutto quello che mettono nel piatto si deve mangiare. Si mangia. A posto. Benissimo. Loro se la sono scavinati, bello, tu invece ti butti subito sul pesante, una bella pasta. Sì, io perché giustamente ho fatto i totali, no, ripieni, e poi ti farò vedere dopo. Comunque i totali li ho ripieti e li ho fatti con un sugo, vedi, con un sugo. E ci ho fatto aprire anche le vongole, perché il sugo delle vongole, diciamo l'acqua delle vongole, vanno a saporire anche il sugo. Con lo stesso sugo dei totali. Cosa ci fai? Ti ho fatto una pasta. Una pasta che la vado, diciamo, a saltare un attimo. Questo qua, eccolo, lo vado a saltare un attimo. Questo è tipico dei marinai, che con una preparazione poi ci scappa fuori un'altra. Perché il sugo lì è insaporito da tutti i tori, tutto quanto, hai capito? Ci vado a condire la pasta. E quindi fai con una preparazione poi ne ci scappa. Faccio, ne faccio, perché tu lo sai, no? In mare sempre c'è poco tempo, bisogna andare veloce. Questa è una pasta particolare, che pasta è, Tiziana? Che pasta adoperate? Questa è? I truccioli di latini. Di latini, ideati da insomma, una delle eccellenze. Sì, una spolveratina di prezzemolo, se vuoi mettere un filo d'olio crudo. Perfetto, lo mettiamo, filino d'olio crudo. Filino d'olio crudo, a posto. I truccioli di Marchesi, che sono molto buoni, ideati dal compianto maestro della nostra cucina. E noi per chiare ragioni di carattere televisivo ci siamo portati un po' avanti, Stefano uguale, anche Tiziana e Antonio hanno preparato qualcosa prima, i totali ripieni sono anche perché questo piatto ha bisogno anche di una cottura, diciamo, no? Adesso non esagerata, però che va oltre la mezz'ora. In 40 minuti bisogna che... 40 minuti, noi non ce li abbiamo, però adesso vedremo anche il procedimento. Ma prima di arrivare ai totani, noi abbiamo un grande elemento del nostro mare, la razza, le ali di razza. Anche qui si apre un mondo. Gustosissime, è vero? Sì. In tutti i modi, più o meno. Più o meno. In tutti i modi. Le ali le abbiamo prima fatte bollire in acqua calda, si mette un goccio di aceto, perlomeno noi mettiamo un goccio di aceto nell'acqua. Per farla diventare scura sopra. È una grossa resa, perché poi una volta che viene lessata quasi tutto è tutto carne. E adesso poi andiamo a terminare con il piatto. Abbiamo fatto una salsa di peperoni, cotta a forno, passiti e dopo spellati in acqua fredda e passati con il mini pinner, con il mixer, con olio extravergine, sale, pepe quanto basta. E viene passato. L'abbiamo messo nel sifone. Nel sifone, quindi... L'abbiamo passato al sifone per fare una cosettina diversa. Allora Antonio, guardiamo l'assemblaggio di questo piatto, molto semplice nella sua essenzialità ma di grande gusto. Quindi hai posizionato la razza semplicemente sul piatto, sul fondo, spuma di peperoni, come abbiamo detto precedentemente, filo d'olio extravergine che dà insomma il tocco finale. Tu invece come lo presenti? La tradizione. Diciamo, allora, te l'ho detto prima, no? Base di olio per fare la peperonata. C'è aglio, che aglio. Non manca mai l'aglio. Sono un grande stimatore dell'aglio. Poi diciamo fai rosolare l'aglio. Una volta rosolato, metti giù i peperoni naturalmente tolti, sì, tutto qua. Tutte, sì. E poi fai rosolare, una volta rosolati, un po' di vino e un po' d'aceto. Anche qui. E fai andare i peperoni finché non si cuociono. Antonio, guarda, mettimi per cortesia un pezzettino qua. Ti faccio vedere il piatto come. Bella aspetto. Vedi quanto è bella? Stupendo, veramente. Quanto è bella? Allora. Guarda, ti tengo io. Ah, bravo. Così facciamo. Sì, vino. Ecco. Quindi dice allora. A cosa serve il conduttore? serve anche questo. Prima, ma che ci deve fare? È questo, sto a fare bene, vedi? Allora, qui adesso andiamo a mettere sopra. Sopra.
qui come si mette sopra proprio, ecco, abbondante, abbondante. Adesso una spolveratina anche di prezzemolo. L'olio extravergine lo vogliamo mettere? Mettiamoci un filo d'olio. Sì, mettiamoci un filo d'olio, perché l'olio giustamente cucina, è il re della cucina, no? Il re della cucina. Ecco. Allora, adesso mettiamoli vicino, accostiamo le due interpretazioni. Qui abbiamo la tradizione più stretta, la razza con i peperoni, e qui sempre razza con i peperoni ma grande innovazione con una preparazione, quella dei peperoni fatta a spuma. Adesso affrontiamo l'altro elemento di questa puntata, che sarebbe il totano. Il totano prima lo abbiamo visto utilizzato in un primo Stefano, di grande impatto, le eliche di i truccioli di Marchesi con il tuo sugo, mangia e bevi, fai la scarpetta. Con i totani ripieni che tu ti sei portato un po' avanti, dopo mi farai vedere. Invece lo stesso elemento, il totano, Antonio e Tiziana ce lo interpretano nel modo diverso, ma un modo che piace moltissimo, ovvero sia fritto. Con una salsa ketchup. Allora, fritto perché il fritto com'è? Lo sai, no? L'hai detto l'altra volta. La fan dice il fritto è buono anche una ciabatta. Sarebbe la ciabatta. Però quelli più buoni una ciabatta. Benissimo, quindi tuffati dopo un breve passaggio in farina nell'olio bollente, 180 gradi e passa. Antonio, il ketchup di pomodoro. Di pomodoro con una cipolla. Lo facciamo con una cipolla, innanzitutto una cipolla dorata, tagliata fine, con olio, saltata con olio, appassita. 20 grammi di zucchero che viene caramellata, dopodiché viene messo il passato, un passato di pomodoro, fatto ritirare, man mano ristringere, e un goccio di aceto. E viene, poi dopo viene passato questa salsa, e viene una salsa in agrodolce. E mettete a guarnizione vicino al fritto di calamari. Fritto di totani con il ketchup. Cioè, quindi passaggio molto breve, carta paglia per assorbire. Dorati, Tiziana ci tiene a dire che dorati al punto giusto. È un'arte, poi lo champagne molto particolare. Si deve cuocere a un punto giusto, se no dopo diventa duro. Dopo abbiamo le ciungo. Esatto. Sale. Mettiamo. Anche qui la carta paglia per richiamare, no? La frittura, insomma, sì, la presentazione un po' nostrana, no? La frittura di pesce è sempre un grande successo. Sì, gli mettiamo sopra qualche goccina di ketchup. Vicino poi ci mettete la ciotolina, così uno a gusto suo. Che può prendere quanto ne vuole, se piace. Perfetto. E quindi grande sapore, grande consistenza, ma grande sapore, grande consistenza che ritroviamo anche nei totali. Anche quella bella ricetta. Siamo su un classico. Marinara. Li vedo belli cicciottelli. Sì, perché li ho fatto un bel ripieno. Non ci ho lasciati vuoti. Li hai calzati. Sì, il ripieno ci deve essere. Il ripieno come si fa? Ho messo dei tentacoli, no? Un po' di tentacolo, ho fatto mollica del pane, un po' di prezzemolo, sale e pepe, mollica del pane. Poi cosa ci metto? Ci metto anche un po' di tentacoli dentro la mollica, no? Perché buttarli via, giustamente, no? Giustamente. I tentacoli vanno dentro, vanno nella farcia. Poi ci metto anche un po' di parmigiano. Che non guasta. Un po' di parmigiano che dà sapore. E in più un uovo per legare il tutto, no? Ok, perfetto. Un uovo per legare il tutto. Ecco qua. Adesso vado con le mani perché tanto in cucina tutto questo ripieno va qui dentro il totono, che naturalmente va pulito, tolto la penna, si utilizza nella tasca del si fa da involtino questa qui, no? e questa farcia va inserita qui dentro, no? piano piano
con pazienza. Una volta che la farcia, diciamo, il totto non deve essere pieno, perché poi dopo, quando in cottura, cioè, gli devi lasciare un pochino per chiudere, perché no? Aumenta, no? Una volta cotta aumenta, poi se uno lo fa pieno spara oppure si rompe, poi qui con lo stuzzicadenti si chiude e si tuffa là. Una volta fatto il ripieno, tutti i totani, sempre una base di olio con aglio, no? Ecco. Tu lo sai, l'aglio a me mi piace. Allora, una volta rosolato l'aglio, faccio rosolare per bene tutti i totani, no? Già chiusi così. Una volta rosolati, li faccio sfumare col vino. Una volta sfumati, aggiungo pomodoro. E poi, diciamo, avevo del bellissimo brodo di pesce, qui ho usato del brodo di pesce del fumetto, e faccio andare per un 40-45 minuti. Alla fine aggiungo anche delle vongole che danno il loro sapore, chiuse naturalmente, e quando si aprono danno il loro sapore, capito? E quando, diciamo, lo vado a servire, vedi, ecco, una pasticciata, diciamo, di mare praticamente, no? È un ripieno di mare, vedi com'è? È veramente un involtino delle rondelle di totano. Allora andiamo a metterli vicino, come abbiamo fatto anche prima per la razza, ed ecco qua, vediamo totano ripieno e invece l'esaltazione del gusto con il fritto. Quindi vedete, con la razza abbiamo messo vicino la tradizione e l'innovazione, ma anche con il totano ci siamo divertiti a mettere vicino una ricetta di grande gusto, di grande sapienza dei nostri nonni, il totano ripieno, di cui Stefano è grande interprete, però insomma vicino a qualcosa di universalmente classico come la frittura, la nota di innovazione, questo ketchup, chiamiamolo così, creato in casa, homemade, che dà grande sapienza. E quindi per la parentesi in cucina di questa puntata di Cuochi di Bordo abbiamo visto come dal banco del pesce, dal mare, le vongole sono arrivate sin qui insieme a razza e a totano, e la fantasia dello chef Antonio, che ringraziamo per la sua sapienza in cucina e la grande esperienza di Tiziana ai fornelli da innumerevole tempo qui a casa Orazzi, vicino al sapere popolare di Stefano con la cucina del marinaio. Totani, razza e le immancabili vongole, protagoniste di questa puntata di Cuochi di Bordo. Buonasera, ben trovata. Ciao. Comandante, allora, in cucina ci sono dati un grande affare, quindi spero che le fatiche del cuoco e del marinaio compensino l'attesa. Però, insomma, noi giustamente siamo qui perché con Cuochi di Bordo vogliamo parlare del mare, dei suoi prodotti, di tutto quello che gravita attorno al mare e anche come alimento, quello che è poi il rebound sul nostro organismo. E quindi insomma qui sarà un piacere adesso assaggeremo quello che è un po' l'interpretazione. Grazie. su due binari, l'innovazione e la tradizione delle ricette marinare. Poi so che tu hai un'esperienza in famiglia di mare. Una famiglia di marinai. Mio padre poi dopo ha fatto altre scelte, però sia mio nonno che mio zio erano marinai qui della flotta gloriosa flotta fanese, che adesso è un po'... ma che comunque è abbastanza rappresentativa della provincia, perché è comunque la più numerosa, quindi insomma è una bella flotta. La nostra flotta rispetto ad altre realtà assolutamente ce la caviamo. Assolutamente sì. Invece assolutamente. Io direi che sono l'unica tra i commensali a essere donna di terra, perché sono nata in Urbino, tutta terra, però sono una buona forchetta con il pesce, l'apprezzo molto, tantissimo, e anzi vi devo dire che sono anche una brava cuoca, mi piace cucinare il pesce. Adesso ce lo dovrai dimostrare, e quindi ve lo dimostrerò la prossima volta. Cuoca di bordo. No, vi dicevo, la mensa di San Patrigliano, come sapete, vive di
ricavi da parte dei cittadini, cioè nel senso che sono i cittadini che ci donano a noi, o comunque le istituzioni, anche le derrate alimentari o i supermercati, per cui fino ad oggi abbiamo, i nostri benefattori sono stati in maggioranza, vabbè, forni della città, e in questi ultimi due anni si sono affacciati, ecco, si è affacciata un'importante categoria di Fano, che sono i pescatori, appunto, che ci stanno donando parecchio pesce, in particolare le vongole, che noi ovviamente non facciamo, un piatto così raffinato, però noi abbiamo una cuoca che si difende molto bene, e a noi gratifica molto l'idea di poter servire il pesce ai nostri ospiti, perché comunque il pesce, a parte le caratteristiche nutritive, poi ce ne parlerà Gabriele, che è sicuramente più bravo di me, dà anche l'idea di, come dire, dare un'attenzione ai nostri ospiti maggiore, no? Perché il nostro obiettivo non è solo quello di dare da mangiare e sfamare a queste persone, ma le vogliamo gratificare, e quindi anche per la nostra cuoca è motivo di soddisfazione fare dei piatti succulenti, ricercati o comunque abbastanza sfiziosi. Perché il cibo è gioia. Il cibo deve essere gioia, e molte delle persone che vengono da noi spesso non provano gioia, perché comunque non hanno grossi momenti di gioia. Non hanno grossi momenti di gioia perché vengono da momenti di difficoltà, per cui l'idea di fare un pranzo di pesce o servire il pesce per fa domenica, fa domenica. Fa domenica. Fa domenica. Fa felicità e dà l'idea che anche questa loro... era l'interpretazione della chef. Sono dei ceci. Ceci, tra l'altro, buonissimo. Poi anche a pochi chilometri, perché sono di questo territorio, questo comprensorio. E sul tema dell'aiuto al prossimo, anche i comandi territoriali del nostro corpo di appartenenza, delle capitanerie di porto, spesso si trovano a devolvere in beneficenza il prodotto ittico sequestrato, in particolar modo il prodotto ittico sotto misura, che non può essere comunque in ogni caso commercializzato dopo il sequestro, con una dichiarazione di commestibilità da parte dell'autorità sanitaria, può essere devoluto in beneficenza. Da qui anche il tema dell'aiuto al prossimo. Marina militare, territorio, cittadini, pesca, sono cose estremamente inanellate l'una all'altra. Il vostro compito è anche quello di trasmettere una passione per il mare ai cittadini. Ma sì, anche questo è il compito, fa parte della cultura marinaresca nel suo insieme, quindi poi l'elemento che unisce tutti coloro che operano in mare e per il mare è proprio quello della solidarietà. Il mare è la regola della solidarietà, è la colonna portante per chi svolge una professione che ha a che vedere col mare. Poi nel vostro caso, come anche un po' in tutte le circostanze in cui le forze dell'ordine, i rappresentanti dello Stato intervengono, spesso è un fare comune pensare solo al momento così un po' insomma, di sorveglianza e di salvaguardia, però quando cadiamo purtroppo in situazioni di difficoltà e di aiuto, di bisogno, voi pronti via, insomma, come lo sono i carabinieri, polizia. Insomma, li vediamo sulla strada con la paletta e alle volte ci si stringe un po' il cuore, invece poi... Ma c'è anche un'attività di prevenzione molto importante. Questo è importante. Facciamo anche molte attività di formazione nelle scuole. Abbiamo avviato quest'anno una campagna di sensibilizzazione ambientale. Diciamo che la tutela delle specie ittiche poi rientra anche in questa attività di sensibilizzazione, perché costituisce la salvaguardia della specie ittica un po' quello che è l'ultimo anello della catena trofica dell'ecosistema marino nel suo complesso, quindi una visione ambientale che è allargata e che quest'anno ha trovato anche a carattere nazionale un riferimento forte nella quinta campagna nazionale di tutela ambientale, che è promossa
dal Ministero dell'Ambiente con il Comando Generale della Capitaneria di Porto, per la prima volta dedicata proprio alla formazione ambientale piuttosto che all'attività di contrasto all'illecito, perché l'attività preventiva costituisce altra colonna importante di quella che è la tutela della specie ittica. Voglio dire che mi piace molto l'idea che tra noi tre, no, come si interseca il tema della solidarietà, no, che appunto qui facevi riferimento a Silvetto, e anche a Gabriele, che essendo medico, cioè comunque la professione medica, ha un aspetto di filantropia, no, se vogliamo, no, di dedicarsi agli altri. E quindi, cioè, inizialmente quando mi avete proposto questa iniziativa pensavo, ma come siamo, ci sono altre figure tanto diverse, no, da me, ma in realtà la solidarietà, come, no, potete vedere, si, come dire, sempre un tema che torna ricorrente, e credo che in questo momento mi fa molto piacere sapere che, visto, come dire, gli umori che ci sono in giro, ecco, diciamo così, ci sono anche momenti belli, e anzi la solidarietà comunque per sognare prevale sempre, prevale come sempre. Quando da bambini dicevamo l'amore prevale sempre, e anche la solidarietà prevale sempre. E questo mi rende orgogliosa, ecco. La solidarietà è il sale della vita, in ambiti diversi, in aspetti diversi, però andare oltre quello che è il nostro confine che abbiamo con la nostra persona, con i nostri cari, ti paga sempre. Sì, perché quando vedi la persona che ti è riconoscente, che capisce, che cerchi di aiutarlo, ti dà una forza dentro che ti fa superare quello che tutti i giorni ti dice, ma chi me lo fa fare? Sì, infatti. Pensare, per esempio, che ci sono delle persone che vigilano sul mare in maniera silenziosa, discreta, che ci proteggono, ma ci proteggono anche in termini di quello che l'ecoambiente. Io ho visto dei servizi sulla televisione sul materiale di plastica che è gettato in mare, che è una cosa orrenda. È il nostro flagello. Quello è il frutto di una stratificazione comportamentale che dura da tantissimi anni. Poi le conseguenze sono quelle che vediamo, per cui plastiche, da qui la necessità di spingere molto sulla campagna di prevenzione. Scuole, e di formazione nelle scuole. La bottiglietta la butti nel posto giusto. Io vi stimolo, andiamo. Perché la conversazione è molto stimolante, ma è altrettanto stimolante ciò che abbiamo sotto i nostri occhi, che sono un piatto, insomma, Gabriele, tu tipico. Sei fanese, doc, e la razza con i peperoni, la raggia. Infatti prima c'era Maria che diceva la raggia. Qui abbiamo la spuma di peperoni, quindi con l'innovazione, e qui insomma la tradizione. A proposito di tradizione, vi devo dire che in passato ci hanno, appunto, i pescatori di Fano ci hanno dato la razza, e la nostra cuoca ha servito la razza con i peperoni, che è il piatto, diciamo così, la tradizione. E i nostri ospiti l'hanno apprezzato tutti, perché poi il pesce, tra l'altro, mette d'accordo tutti i nostri ospiti, no? Perché è una pietanza che rispetta le tradizioni, le culture, le religioni di tutti, a parte i pesci magari senza l'isca, che non sono mangiati da alcuni, ma in generale però è apprezzato da tutti, quindi ci mette al riparo anche magari, come dire, da alcuni ospiti che... Da incidenti diplomatici. Ecco. È sorprendente come poi alla fine, pur nella diversità, cioè ci sono degli elementi in comune. Molto forti. Il tema della missione, ad esempio, l'avvertire la professione medico una missione, l'attività benefica, caritatevole nei confronti di altri, una missione. Il giornalismo, le notizie, l'informazione. E pensate che nel nostro caso addirittura l'uscita in mare tecnicamente è chiamata missione. Sì. Quindi, quindi insomma, c'è anche un richiamo. C'è anche un richiamo, è vero, la missione. Vedi il territorio come ritorna. Il territorio come ritorna col bianchetto. Ritorno sempre ricorrente. Sentiamo questo. Vi dicevo, pensate che l'anno scorso, nel 2017, la nostra mensa ha servito quasi
30.000 pasti. 30.000. 30.000 pasti sono? Sono quasi 100 pasti al giorno. Quasi una media di 99 pasti al giorno, senza considerare i pasti che diamo ai volontari. E tra questi pasti, ecco, l'anno scorso siamo riusciti appunto a fare diverse volte il pesce, tante vongole, perché per ritornare al tuo ragionamento, al tuo discorso che hai fatto Silvestro, anche noi ci hanno donato appunto delle vongole sequestrate perché di dimensioni minime. E quindi noi abbiamo fatto guazzetto di vongole, ci siamo sbizzarriti pasta alle vongole. E anche se le vongole sono impegnative da pulire, però ci siamo messi giù di buona lena insieme, tutti i volontari. Poi è stato anche un momento di festa tra tutti noi, di convivialità anche nel pulire le vongole. Quindi la condivisione è parte integrante del cibo. Ma il cibo, qualcuno disse, cioè noi siamo ciò che mangiamo, è vero? Più o meno. Il pesce che predominanza dovrebbe avere nella nostra dieta, fatto 100, diciamo? Innanzitutto il pesce è un alimento eccezionale, perché è ricco di proteine nobili ed è ricco di grassi, quelli buoni. Tutti stiamo a parlare del colesterolo buono, colesterolo cattivo. Il pesce c'ha gli omega 3, sono acidi grassi poliinsaturi, senza entrare nel merito, sono quelli che aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari, possono proteggere la pelle, possono ridurre l'incidenza di anche di malattie autoimmuni. Se noi parliamo di corretto stile di vita come momento per cercare di evitare di prendere le medicine, tutti non vogliono prendere le medicine, però quando si mettono di fronte bisogna che cambi lo stile di vita, un attimo di smarrimento, prende un paio di scarpe da ginnastica e mangi in maniera corretta, e tutti cominciano ad andare un pochino in tilt. Quando gli si parla del pesce cominciano un pochino a sorridere, perché possono mangiare un cibo buono, un cibo digeribile e veramente ricco di questi famosi omega 3, che sono un elemento essenziale per la prevenzione cardiovascolare, cioè si riducono le morti, si riducono le malattie, e questo credo che interessi un po' tutti. Quindi la nostra salute passa dal momento in cui andiamo a fare la spesa, insomma, una parte della nostra sicuramente sì. E il pesce deve trovare questo spazio, ridurre un pochino un consumo incongruo di carne, non che la carne non si debba mangiare, però si deve mangiare qualche volta alla settimana, il pesce almeno 3 volte alla settimana, ma il pesce di tutti i tipi, Sì. Ci sono pesci più o meno grassi, però ricordiamoci che anche il pesce grasso è sono grassi buoni. Quindi lo scombro che dicono colesterolo del burro. Noi pensavo invece che pesci grassi fossero grassi, quindi a questo punto facciamo un brindisi alla salute con questo bianchello, questo bianchello del metallo, il territorio che si sposa con il mare. Evviva il bianchello. Cerchiamo di farlo conoscere. I nostri produttori, che tra l'altro abbiamo avuto anche il piacere di ospitare proprio a Cuochi di Bordo nell'aspetto conviviale finale della puntata, come lo stiamo vivendo noi, hanno enfatizzato proprio questa volontà di portare i prodotti di questo territorio verso uno sdoganamento sempre maggiore rispetto ad altre franchigie che sono forse un po' più blasonate, ma che poi insomma tutto questo blasone non hanno come insomma valore intrinseco, ma molto pubblicizzate, molto decantate, e noi invece che abbiamo prodotti così, che sono di una matrice territoriale, senza arrivare ad Asdrubale, che vince per il bianchello, ma lasciamo perdere le leggende, però comunque ogni vite produce quel vino che è adatto per i prodotti di quella terra. Esatto, quindi se è nato lì vuol dire che c'è qualcosa da abbinare. Come quei marinai c'hanno. Tu sei bravissimo, esperto di vini. Però mi piace il vino buono. Ti piace il vino buono, quindi. Fa piacere. È vero che i marinai c'hanno il sale nel sangue. È una leggenda. Sotto certi aspetti, è la familiarità con l'acqua marina, il respirare salsedine. Poi sono intrisi di salsedine per le giornate, le notti passate a disposizione agli agenti marini, quindi in effetti è così.
è una vocazione, cioè si sceglie di, si sceglie di diventare marinaio. Sono buonissimi, complimenti. Una professione spettacolo, facile. Sì. Basta, prego, prego. Porto. Quindi insomma è apprezzabile, anzi ci si auspica che sotto certi aspetti i giovani abbracciano, possono abbracciare questa, questa professione per assicurare una continuità certo. Della permanenza sul territorio di una categoria. Che quel, se non fosse così, non ci fosse un ricambio generazionale, diventerebbe un po' sì, si perderebbe anche alla memoria di determinati, beh, certo, anche la memoria storica, di determinate professioni, di tradizioni legate alle professioni. Sì. Però ultimamente trafficando il porto a Fano, anche a Pesaro, vedo tanti operatori che non sono della nostra città, sono ragazzi stranieri, sì. Molti cingalesi ho visto che vengono qua. Di perché... fatto questo corrisponde proprio a una mancanza di maestranze, specialmente nelle mansioni più comuni, a trovare delle maestranze italiane. C'è un percorso che si segue nel, nell'assunzione di marittimi extracomunitari che sono comunque dotati di un documento di riconoscimento, sì, assolutamente sì. Rilasciato in Italia, che vengono assunti dopo un iter amministrativo che prevede il permesso di soggiorno in corso di validità e non esserci alla chiamata d'imbarco che viene pubblicata la presenza di richieste provenienti da cittadini italiani e quindi sì, è possibile con, anche con una liberatoria, diciamo che è un fritto di canali, delle associazioni sindacali abbinato assumere a un ketchup ritmi fatto da noi, grazie Dio. Ketchup fatto da noi con pomodoro fresco, evviva. Caramello, evviva. Sì, si vede già e sentiamo anche senza, senza fare i bacchettoni, senza fare tutti, ecco. Gli omega 3 belli con questo fritto. Con questo sensore, però è buono. Abbiamo, quindi, è buono, le gustiamo. Gabriele, cosa dobbiamo fare? Come mangiamo, ci dobbiamo, mangiamo per carità. Possiamo fare un brindisi per Fano. Facciamo un brindisi per Fano. A Fano, a Fano e al suo aspetto solidale. Giusto? Solidale. Giusto? No. Ripeto, io sono un fanese acquisito. Io sono romagnolo, quindi, però devo dire che mi sono calato molto bene nel contesto, ma il contesto mi ha inglobato molto bene, sì, anche e me. Mi sento molto lì, a casa. Ormai è uno di noi. Ormai io condivido. A lui gliel'hai detto, eh? Gabriele, cosa lui è uno di noi e a me non me l'hai detto. Ecco, una di noi. Una di noi. Una di noi. Anche Silvestro è uno di noi. Adottivo. Adottivo a tempo. A tempo. Però ha condiviso tutti gli aspetti, penso, però dalla sua ottica, uno di noi. Della tua ottica. Assolutamente, poi una connotazione della nostra professione, pur nell'avvicendamento dell'incarico a tempo, in determinate località, però ti rimane molto dentro dell'esperienza fatta nei porti, nei territori dove si presta servizio. Di queste province cosa ti rimarrà? Domande Fano sicuramente questa forma di apertura di quasi visto che è a sud, in direzione sud della provincia, respiro un po' di aria di casa, perché un uomo del sud, quindi c'è questa mentalità molto accogliente, quindi sicuramente questo, l'accoglienza, la vivacità sono degli elementi che mi hanno colpito. A volte siamo anche impreparati. Gabriele, proprio per accoglienza, vuole svolgere appieno il ruolo del padre di casa, ci sta coccolando non poco. Volevo dire, comunque, coccolando non se poco. Ci dovessero fermare, io sono in bicicletta, non no, so se... però vi do una notizia, ecco, che San Paterniano, oltre a accogliere le persone che si trovano in difficoltà, ecco, anche i punti per la patente, esatto, se eventualmente vi fermano e dovete svolgere lavori specialmente utili, vabbè, io vi accolgo, verrete da me e vi farò apparecchiare la tavola, dare lo straccio, quello di cui abbiamo bisogno. Forse anche cucinare qualcosa. Però pesce, vongole, comunque, o vongole o prodotti ittici del nostro territorio, mi raccomando. Quindi non vi preoccupate. Io una mano a casa per sparecchiarla dopo qualche volta. Quindi la puoi dare anche da noi, Gabriele. Chiudiamo, solo che da noi devi sparecchiare. Con la tradizione. E allora, visto che
Fano è stata così enfatizzata nella sua solidarietà, nel suo essere una città aperta da Gabriele, e sottolineata dal lavoro orgogliosamente Fanesi, approvata dall'amministrazione, quindi io vi invito al terzo, quale, che brindisi siamo? Con il Bianchello, però. Con il Bianchello facciamo Bianchello. Allora sono io che infatti sono quello di perfetto, viva. Si denota tutta la, vizia all'arco, non avere il vizio, ecco. Allora, da cuochi di bordo vi salutiamo con la Fanesitudine, il territorio nel bicchiere. Ringraziamo e salutiamo anche il comandante Silvestro Girgenti, che insomma, obtorto collo e con il nostro grande dispiacere andrà ad altre funzioni a breve, quindi cogliamo l'occasione anche di questa puntata per salutarlo e per ringraziarlo del prezioso lavoro che ha fatto insieme ai suoi uomini in questo periodo di comando. Grazie, estenda il ringraziamento di tutta la comunità ai suoi uomini. E quindi noi da Fanesi nativi e acquisiti da cuochi di bordo, viva Fano e tutte le sue peculiarità.